questo elicottero in volo stazionario con il verricello calava i soccorritori e cercava uno alla volta di recuperare questi feriti rimasti appesi nella cordata. Yui, Liwi e Lui, Qui, Qua, Qua sono i nomi anglofoni dei tre nipoti di Paperino. Yui, Qui, è il nome che gli americani diedero nel 1956 allo Utility Helicopter One, elicottero simbolo della Guerra Fredda e della guerra in Vietnam, che abbiamo visto in decine di film e di documentari sul conflitto indocinese. Lo Utility Helicopter One Yui è stato anche base per molte versioni diverse di aeromobili, entrando tuttavia di diritto nella storia del volo, in particolare nella storia del volo con elicotteri. Un elicottero assolutamente versatile, con una avionica prettamente analogica, che continua tuttavia ad essere usato dalle aeronautiche e dalle aviazioni di tutto il mondo. Volendo conoscere più da vicino la B-205, ci siamo recati al Centro Addestrativo Aviazione dell'Esercito di Viterbo, dove siamo stati accolti da due piloti, da due generazioni di piloti, un tenente colonnello in servizio e un colonnello che rappresenta un po' la storia del pilotaggio della B-205. Dunque, che cos'è il 205 oggi? La macchina sulla quale si rifinisce il pilota, perché è una macchina molto sensibile, molto rispondente. Ecco, un elicottero come questo, che ruolo ha nel mondo di oggi, secondo lei? Nell'operatività di oggi? Mantiene la prerogativa di un utility, le prerogative di un utility, cioè a dire serve ancora per fare trasporti. Ovviamente in un contesto nel quale ci sono macchine molto più moderne, con capacità sia di carico che di mobilità ogni tempo, per esempio, che questa non ha, però i suoi piccoli spazi li trova ancora. Tra l'altro è utilizzata anche nell'addestramento, qui si addestrano i piloti al passaggio macchina, ma anche all'uso dell'NVG, per esempio, no? NVG specifici, per favore? Gli NVG sono i visori di intensificazione di luce, quindi per il volo notturno. Dalla B-205 al successore a B-212, che il Corpo dei Marines degli Stati Uniti continua a preferire per il decollo dalle navi anfibie, fino al MiG-24, i moderni scenari geopolitici ci hanno mostrato come queste macchine, che appartengono al tempo della Guerra Fredda, siano ancora indispensabili. Indispensabili per affiancare macchine più tecnologiche. Come sapete, la tecnologia è importante, ma ha un costo. Si rende dunque necessario poter disporre, all'occorrenza, di macchine che magari all'occhio di un profano possono apparire più datate, ma capaci ancora di garantire grandi prestazioni.